Già da ministro proposi, non so se ve lo ricordate, la revisione della norma sul dimensionamento delle scuole. Questa è una cosa, secondo me, atroce. Negli anni cosa è stato fatto? Per risparmiare sulla scuola, sono state chiuse tante scuole perché si scendeva sotto il numero totale di studenti di un plesso scolastico. Lei prima diceva che si menzionava questo dirigente scolastico che presiede la scuola più grande d'Italia con 5.000 studenti. Ecco, questa è un'aberrazione. Una scuola con 5.000 studenti, non lo dico nei confronti del collega qui, ma tutta la mia stima e un certo senso anche di solidarietà, poverino, perché immagino che lavoro deve svolgere. Ma una scuola di 5.000 studenti è inaccettabile. Quindi io proposi che si facesse il contrario, cioè che si togliesse, mettesse non un limite minimo per il dimensionamento scolastico, ma un limite massimo e che tornassimo a ripopolare le scuole di comunità, le scuole di paese, le scuole di quartiere, soprattutto nelle periferie, nelle comunità montane, nelle aree interne, che tra l'altro vengono spopolate anche e soprattutto perché gli chiudiamo le scuole. A maggior ragione adesso col Covid, noi dobbiamo assolutamente andare verso quella che io chiamo la scuola di prossimità, cioè andare verso delle scuole con al massimo 200-300 studenti per scuola, con delle classi da 15 studenti e fare in modo che queste classi siano collegate tra loro anche in rete. Perché dico questo? Almeno nella fase iniziale emergenziale, perché essere in presenza, magari in un piccolo gruppo, è importante sempre. Ma non è detto che io debba essere in quel momento davanti all'insegnante. Io posso avere un insegnante di potenziamento, un ausiliario o un educatore che mi gestisce la classe, ma l'insegnante magari è nella classe a fianco e io lo vedo sullo schermo che fa lezione a me. Quindi riesco a garantire il distanziamento sociale, gruppi piccoli, ma con un sistema scolastico distribuito in cui la tecnologia non va da casa a scuola, ma va da scuola a scuola. Perché da casa a scuola è un grandissimo casino gestirla, la didattica a distanza, perché mamma e papà non ce la fanno più, perché non tutti hanno 3-4 computer a disposizione se hai più figli, perché devono lavorare. E quindi ho proposto in questo sistema, diciamo, di emergenziale di settembre, un ritorno ad una scuola di prossimità iniziale, che poi, una volta che diventa strutturale, ce la teniamo così, perché a quel punto avremo magari per sempre delle classi da 15 studenti. Viva Dio! E farlo in modo strutturale, mentre il plexiglass, mentre le altre cose che sono temporanee, quando finisce l'emergenza non ti servono più, quindi sono soldi buttati che non ti ritrovi. Se invece tu sei in grado di creare un sistema distribuito di scuola di prossimità, quello te lo tieni pure dopo il Covid.